La Roma vince, strappa tre punti secondo me immeritatissimi contro di noi alla Sardegna Arena. Secondo me un pareggio era il risultato che ci stava perché abbiamo comunque in fin dei conti giocato bene, attaccato per quasi tutta la partita. La Roma per carità merita tre punti per il semplice fatto che in una delle poche occasioni da gol che ha avuto è stata cinica ed è riuscita a insaccare il pallone, ma a parte quello, poca roba la Roma. Il Cairo invece ha fatto di più, ha fatto molto, molto di più rispetto alle partite a cui eravamo abituati, però non era questa la partita in cui dare il tutto per tutto, ovviamente. Date le circostanze, per forza di cose, devono essere queste tre partite, però è inutile ripeterlo, lo so, è inutile dirlo. Ma c'erano partite dietro in cui bisognava fare questa tipologia di partite. È scontato da dire. Siamo terz'ultimi ufficialmente a 33 punti. Se non mi sbaglio, con sopra una marea di squadre che stanno a 34. E a me mi avrebbe fatto piacere prendere anche solo un punto per il semplice fatto che arrivavamo pari e magari con il Crotone. Mi pare, eh, se il Crotone sta ancora a 34. Facciamo gli scontri a favore, la Spalla sta a 35. Non lo so, mi dà fastidio pure parlare dei punti. Non eh, onestamente io non avrei applaudito la squadra a fine partita, perché queste prestazioni le devi fare con delle squadre che sai in cui, con cui ti puoi portare a casa i tre punti, poi con le grandi. Per carità, ci può sempre provare a fare la partita. Però questa non era l'occasione di fare la partita. Per forza di cose lo è diventata perché stiamo nella merda. Ma non era questa la partita in cui provarci. Merito alla Roma. Per carità. È riuscita a fare una partita di merda e a portare a casa i tre punti. Ed è quello che conta. Sempre portare a casa i punti. Noi non ci siamo riusciti. E dispiace questa cosa. Fa assaporare sempre di più la serie B. Che comunque se, se sarà è meritata perché è impossibile dire il contrario, me cero del culo. Me cero del culo l'arbitraggio secondo me due pesi e due misure. Perché quelli della Roma, il minimo contatto appena cadevano, era fallo a noi col cazzo, proprio. Venite romanisti per carità, venite ma di quello che cazzo vi pare. Però per me è così. Cioè, se avete visto la partita, secondo me è così. Non, non potete ridere no, secondo me non, non so manco più che di Che cazzo volevo dire Che cazzo volevo dire? dire Io non, non ho parole Non ho parole Appena una volta che fanno una partita bella Non portiamo a casa manco un punto Ma ci sta bene Ci sta bene perché abbiamo sbagliato nelle altre e pensate di rimediare adesso e metterci tutte le toppe adesso è assurda come cosa, però prendiamone atto e cerchiamo di fare qualcosa. E per fare qualcosa, io non intendo giocare bene contro la Roma, giocare bene contro la Fiorentina, giocare bene contro l'Atalanta perché a me, se giochi bene o male, me ne sbatte il cazzo. Semplicemente, l'unica cosa che a me me frega, adesso come adesso, è portare a casa i punti. Se non li porti a casa, è alquanto inutile. Cioè, è proprio qualcosa di matematico, no? Abbastanza semplice come teoria, cioè... Tu, per salvarti, devi fare punti. Se non li fai, pure se giochi bene, retrocedi. Quindi... L'ultimo appunto che voglio fare è onore a Deiola, che è il giocatore che più mi ha stupito e secondo me è quello che ha fatto meglio in tutta la partita perché è quello che ci ha avuto l'intelligenza di capire che soltanto quei cross non andavamo avanti perché se tu Faragò e Lico, Lico Gianni, a parte che Ligogiannis abbiamo preso per fare cross e ne è buono a crossare, quello è proprio un dettaglio un deficiente è l'unico che ha capito che bisognava anche tirare da fuori Farago azzecca un cross ogni 3-4 che, che gli viene, che gli vengono Ma capite che c'è Fazio in difesa Che non è un nano, cioè le pia de capoccia Volete capire che diventate anche prevedibili Cioè se, se capite che diventate prevedibili a crossa sempre Non ci provate sempre, cioè alternate o almeno fate un tiro da fuori un cross per Paoletti, però. Vabbè. Ah, e soprattutto complimenti a Alison, complimenti. Perché un portiere così veramente è un portiere eccezionale. Cioè ha fatto quella parata che era praticamente dentro la palla, era un autogol chiaro con dei riflessi che veramente nemmeno un gatto è riuscito a salvarla, quindi Complimenti a Alisson, che secondo me è stato lui l'artefice dei tre punti della Roma, insieme alla poca capacità di concludere del Cagliari. Perché, ok, che tenevamo maggiormente la palla, però insieme a quello della Roma era un possesso palla sterile perché accadeva poco e niente. Detto questo, come sempre, fatemi sapere qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questa partita. A me. Mi ci del tanto il culo, non tanto per averla persa perché contro la Roma, però eh, la cosa che mi fa roter il culo è che se te lo adesso a fa fare delle partite allucinanti contro delle squadre assurde, però chi è a causa del suo mal pianga se stesso, no? Quindi, detto questo.